Bentornati su Radio Design. Oggi siamo al Brand Festival, sempre io Nicola Palumbo, docente all'Istituto Italiano Design. Siamo con Pietro Paolo Masoni di Collage Creativi, benvenuto. Grazie. Allora, complimenti intanto per il progetto che avete presentato qui, che riguarda i musei di Ancona. Ci puoi parlare un pochino come è nata l'idea e come avete sviluppato poi la corporate identity di questo progetto? Sì. Allora, l'idea è nata da una richiesta specifica dell'amministrazione che appunto voleva dare risalto a quella che era l'identità di una rete nascente di musei. Ancona è una città che ha 5 musei, anche molto importanti, con alcune cose molto interessanti all'interno, e aveva bisogno di connetterle insieme, creando appunto questa rete e allo stesso tempo sviluppando percorsi specifici. Quindi noi ci siamo occupati della parte di identità visiva e di appunto di aspetto. Ma intanto molto bello, diciamo, il gioco cromatico, ce lo puoi raccontare un pochino meglio? Sì, l'idea è nata da una visione quasi di caleidoscopio. Quindi il simbolo è nato dalla scomposizione stessa del caleidoscopio, e chiaramente anche un rimando al mondo artistico, al mondo dell'arte contemporanea. E quindi abbiamo cercato di creare un simbolo che fosse abbastanza rappresentativo e allo stesso tempo dinamico. E il simbolo varia a seconda delle applicazioni, quindi questo concetto di caleidoscopio che girando muta le forme al suo interno rimane, anche se poi dentro è completamente irregolare e libero. E i colori sono i colori dei musei, quindi questa identità è un'identità che poi va a rafforzare le identità singole, giocando proprio sull'agilità e sulla fluidità, che sono concetti poi anche molto interessanti nella comunicazione di oggi. A livello di strategia online, vi siete occupati anche voi di progettare qualcosa che riguardasse anche i social media, o vi siete fermati semplicemente alla corporate identity del progetto? Il progetto, che nella sua prima fase si è concluso proprio pochi giorni fa, arriva fino alla progettazione del sito web. Lavoreremo su determinate strategie dopo tutta la prima parte di lancio e di assimilazione del progetto stesso. Un'occasione sarà sicuramente l'inizio degli eventi, il tracking dei musei, il primo evento disponibile, dove incominceremo a capire come muoverci anche su questo aspetto. Ci puoi dare un po' i riferimenti per chi ci ascolta, dove andare a trovare il tutto? Sì, allora sicuramente il sito di Mira Ancona, che è chiaramente la prima release del sito stesso, ma si possono già vedere tutto sul comune di Ancona. Sul sito del comune di Ancona incominceranno a uscire quelli che saranno i vari percorsi, e a breve sarà presente anche il progetto sul nostro sito collagecreativi.it. Ok, grazie mille Pietro, grazie. E alla prossima intervista su Radio Design.